Una delle domande che mi viene spesso rivolta è: ma la tua macchina funziona ancora? Ma quanti anni ha? 3 anni e rotti, 3 anni e 4 mesi. Ma come funziona ancora? Ma quanti chilometri ha? E quindi la gente, come ho già detto in altri video, si stupisce sempre del fatto che un'auto elettrica dopo 3 anni e 4 mesi e 120-130 mila chilometri possa ancora funzionare, no? Perché c'è sempre questa immagine di, non so, affiancare l'auto elettrica a un cellulare, no? Un cellulare che usi 2 o 3 anni e poi lo cambi perché la batteria non va più, perché non lo so. E io dico sempre: guarda che un'auto elettrica, vabbè che è elettrica, ma non è un cellulare, cioè il pacco batteria, vabbè che è un pacco batteria, ma non è il pacco batteria di un cellulare. E quando dico queste cose vedo sempre un po' lo sguardo vacuo, no? La gente che si perde, dice: cosa mi sta raccontando? Questo me la racconta perché dice che lui ha comprato la macchina, ha speso dei soldi, allora deve giustificare appunto la spesa che ha fatto, deve venirmi a raccontare delle storie. Allora, ci viene in aiuto, quindi, se non bastasse quello che dico io, un articolo che parla di un tassista che dice: storia di una Tesla Model 3 trasformata in taxi, 267 mila chilometri e non sentirli. Ora, in realtà, poi di tassisti che usano la Tesla ce ne sono già diversi. Vabbè, come non nominare il mitico Gennaro di Modena, che è stato il primo con la Model S, e adesso io lo trovo poi spesso, insomma, ci conosciamo ormai, non voglio dire che siamo amici, ma insomma siamo conoscenti, ci troviamo spesso al supercharger a ricaricare, adesso lui ha la Model X. Come, ma lui è stato il primo, ma poi ce ne sono stati molti altri. Come ripetiamo spesso su queste pagine, in Italia c'è ancora molta diffidenza rispetto alle auto elettriche. Il modo migliore per risolvere un po' di dubbi è intervistare qualcuno che in elettrico ha percorso più di 260 mila km. Un tassista. E questa è l'idea che ha avuto Matteo Valenza, che infatti ci ha fatto anche il video, per il suo nuovo video che vi mettiamo in pagina con estremo piacere, vabbè, dopo c'è il link e tutto quanto. Marco, questo è il nome del tassista intervistato da Matteo, fiero possessore di una Tesla Model 3 Performance dall'aprile 2019, quindi praticamente come me, perché io la mia l'ho immatricolata nel marzo del 2019, vabbè, adesso questa è una Performance, la mia è una Longrange, ma praticamente, insomma, ce l'ha dal mese dopo che arrivò a me. Arrivò a febbraio e fu una delle primissime che poi immatricolai a marzo, perché aspettavamo il decreto attuativo per poter beneficiare dei bonus. Però insomma, praticamente sono arrivate nello stesso periodo. Diciamo che lui ha fatto un po' più strada di me, io sono sui 130 mila km, lui 267 mila, mi ha fatto il doppio. Rigorosamente di colore bianco per esercitare la professione. Questa Tesla, raccontato Marco, è arrivata dopo una Nissan e una Toyota ibrida, per le quali spendeva molto di più per carburante e manutenzione. Con la Nissan a gasolio le spese si dividevano in 9.000 euro di carburante, 4.500 euro di manutenzione ordinaria per percorrere 100 mila km, mentre 4.500, ripeto perché non si fosse capito, 4.500 euro di manutenzione ordinaria per percorrere 100 mila km, mentre con la Toyota erano necessari 7.000 euro di benzina, 3.500 euro di manutenzione. Con la Model 3 le cose sono radicalmente cambiate. Io ho fatto dei miei video, li trovate nel mio canale, che parla appunto dei costi di manutenzione, praticamente costi di esercizio praticamente inesistenti. 3.500 euro di energia elettrica e appena 270 euro di tagliando dopo 2 anni, sempre per percorrere 100 mila km. È quel tagliando che ho fatto anch'io un paio d'anni fa, perché lo volevo fare, volevo essere sicuro, far controllare la macchina, assolutamente facoltativo. Infatti anch'io mi pare di aver speso 200, ma 285 euro, forse ne avevo spesi anche, no, 185 euro avevo speso molto di meno, non so perché lui ne abbia speso 270, io ne avevo spesi 185 mi pare, vabbè, o 285, non mi ricordo più. Andatevi a rivedere il mio video dove lo dico e mostro anche la fattura. Oltre a costare meno, all'atto pratico la vettura ha fruttato a Marco anche più clientela. In tantissimi, soprattutto nel 2019, lo chiamavano anche solo per fare un giro del quartiere, per fare domande, la più gettonata in quanto tempo carica un'auto elettrica. Quindi poi c'è il valore aggiunto di Tesla che ti porta appunto anche a questi retroscena, comunque sono sempre carini. Io ancora oggi, a più di 3 anni di distanza, ho ancora diverse persone che mi chiedono spesso di fare il giro in giostra. Dai, fammela provare, fammela sentire, fammi vedere come va. Passano gli anni, almeno per me sono passati gli anni, la sto usando, me la sto godendo, però ovviamente per chi non ce l'ha
e per chi è ancora molto scettico nel confronto delle auto elettriche, evidentemente questo tempo non è passato e quindi c'è ancora molta curiosità. In 2 anni il taxi Model 3 Performance di Marco ha percorso 267.078 km e ha ancora le pastiglie dei freni originali. Questo l'ho detto più di una volta, le pastiglie dei freni in realtà non si cambiano mai, come non si cambiano neanche i dischi, perché di fatto il freno non si usa mai. Cioè io passo delle intere settimane senza toccare il pedale del freno, con grazie alla cosiddetta guida a un pedale, cioè si guida solo col pedale dell'acceleratore e si sfrutta l'enorme potenza della frenata rigenerativa. Se voi guardate i miei due pedali, io ho il pedale del freno che praticamente è ancora lucido o in alluminio, bello perfetto. E lui dice: cosa possibile solo grazie alla frenata rigenerativa dell'elettrica californiana? Beh, la frenata rigenerativa ce l'hanno un po' tutte le macchine elettriche, non ce l'ha solo la Tesla. Noi abbiamo fatto un riassunto estremo del racconto di Marco, nel video però trovate ancora più aneddoti e curiosità, guardatelo fino alla fine. Adesso io il video non l'ho ancora guardato di Matteo Valenza, lo guarderò, guardatevelo anche voi, è un video che ha pubblicato di recente, però diciamo che già questa cosa che vi ho detto è un'infarinatura per farvi capire che potete tranquillamente comprare delle auto elettriche, in particolar modo anche Tesla, se potete, se vi piacciono, se ne avete voglia, se avete voglia di fare un finanziamento per comprarvela, perché comunque insomma sono molto affidabili, funzionano bene, i costi di esercizio sono praticamente prossimi allo zero, sono macchine molto veloci, tengono molto bene la strada, sono molto performanti. Per me la linea piace anche molto, insomma sono disegnate da un grande designer che ha disegnato macchine bellissime, fra cui anche le Mazda, quelle molto belle, quindi insomma voglio dire, per me il prodotto c'è completamente e totalmente. Godetevelo se avete voglia di fare un acquisto intelligente e che vi frutti, soprattutto compratevi una Tesla, anche se adesso mi dicono che ci sono dei tempi un po' lunghi causa tutta la situazione internazionale che stiamo vivendo. Comunque insomma la testimonianza di questo tassista è l'ennesima testimonianza che non c'è assolutamente da preoccuparsi per quanto riguarda la longevità, il poterla continuare a sfruttare. Io ho già deciso la mia Model 3 di tenerla fino alla fine della scadenza della garanzia naturale, che sarà i 192.000 km, ho 8 anni ma io arriverò prima ai 192.000 km, quindi me la porterò su 200.000 km, come ho sempre fatto con tutte le altre macchine che ho avuto, Mercedes, BMW, Ford, tutte insomma le macchine, le marche che ho avuto, Range Rover, le ho sempre portate su 200.000 km e poi le ho cambiate, e farò tranquillamente altrettanto anche con la mia bella Teslina Model 3 che vedete qui intorno a me, fa anche rima,